Dunque, buon pomeriggio a tutti, appena arrivata la quinta tappa. Mi ricordo, faccio fatica a ricordarmi l'arrivo, che è Agrigento Santa Ninfa. Bene, che c'è da dire? Ha vinto Battaglin, ha vinto una bella volata, un traguardo che non era proprio semplice, e l'ha vinta bene, perché comunque io pensavo che Pozzovivo potesse tenere la volata, ma è partito troppo presto Domenico Pozzovivo e Battaglin l'ha beffato, ecco. Diciamo che è stata una tappa caratterizzata dalle cadute e dai fuoripista. Non ci sono stati capovolgimenti di classifica, rimane la maglia rosa, rimane dov'è, Aru, Dumoulin, Froome non perdono nulla su questa tappa, ma la botta la prende Miguel Ángel López, che va lungo negli ultimi chilometri e prende alla fine 40 secondi in una tappa non durissima, neanche all'acqua di rose. Però insomma, diciamo che questa botta è una botta per Miguel Ángel López. L'Astana faceva affidamento su di lui con la classifica finale, quindi insomma, bisogna vedere un po' qua, perché se Miguel Ángel López, chiaro che adesso 40 secondi, adesso io ho già sentito un servizio, sembra che Aru e Froome siano fu tagliati fuori perché sono intorno al minuto, quando in realtà Giro d'Italia sì, è vero che si è vinto sui minuto, il 40 secondi, quello che volete, però c'è ancora, le montagne devono arrivare, quindi come si fa a dire, cioè, come fai a dire, c'è lo Zoncolan ad esempio, tanto per rendere l'idea, come si fa a dire, tanto sto guardando che c'è tra l'altro pochissime crono, quindi insomma non è che abbiamo, quindi io non do mai nulla per scontato in un Giro d'Italia, basta una mezza giornata di mezza crisi e perdi tutto, quindi assolutamente. Assolutamente, per me è tutto in gioco. Certo è che però Miguel Ángel López perde 40 secondi in questa tappa e non è una buona notizia. Insomma, vuol dire che l'Astana dovrà rivalutare alcune strategie di tappe più avanti. Insomma, dovrà calcolare che Miguel Ángel López dovrà spingere un po' di più, a meno che non cambi capitano, cosa che secondo me non faranno, perché credo che l'uomo di punta per la classifica dell'Astana sia Miguel Ángel López. Quindi complimenti a Enrico Battaglini della Lotto NL Jumbo, che porta a casa una vittoria preziosa per il suo team e per lui. E complimenti però io mi sento di fare anche a Domenico Pozzovivo, che ha tirato lui la volata praticamente, non ne ha avuto più per arrivare bene sul finale, ma merita tutti gli applausi possibili. Ragazzi, io a questo punto vi saluto e vi do appuntamento con i prossimi video del canale, e sapete tutti che stasera andrà in onda il post Juventus Milan, comunque vada ci sarà il post Coppa Italia. Ciao a tutti!